com'è la situazione a Guglionesi? Intanto mi preme dire che ci capita di tutto, però sappiamo resistere, sappiamo andare avanti e superare le innumerevoli difficoltà che in questi 3-4 anni di mio mandato mi sono capitate. Quindi una comunità forte e resiliente. La situazione attuale è di 72 positivi al molecolare, 72 di cui circa 50 si tratta di bambini, ragazzi dai 3 ai 10-11 anni. Tuttavia, sono tutti, insomma, o asintomatici o con lievi sentori di qualche malanno, tipo tosse, tipo febbre, ma niente di grave, nessun ricovero. Nei primi giorni di questa quarta ondata c'è stato un ricovero di una bambina di qualche anno, ma positiva, ma per altri motivi non dovuti al Covid. E tra l'altro stava molto meglio, quindi per fortuna non abbiamo questi tipi di preoccupazioni. Certo, sono tanti positivi, tanti in quarantena, e quindi un paese che è di fatto in gran parte in lockdown per motivi dovuti a questi fatti. Insomma. Le istituzioni ci sono vicine, come devo dire il vero, hanno sempre fatto, nei limiti del possibile di quello che in questa situazione permette. In questi giorni, ovviamente, noi con la scuola, soprattutto negli ultimi tempi, con questa ultima pandemia, con quest'ultimo contagio, abbiamo avuto uno stretto rapporto con le autorità sanitarie, con l'ASL distrettuale di zona, che sento e mi chiamano ogni giorno, di raccordo con la preside, anche perché ricordiamo che questa pandemia, questo contagio ultimo a Guglionesi è nato da un contagio che è nato dalla scuola, dell'infanzia, dove ci sono bambini che non portano ovviamente la mascherina, che tornano a casa e stanno con i genitori senza mascherina, ovviamente, e non possono certo lasciarli in isolamento, quindi devono convivere con loro. E infatti poi tanti altri adulti sono i genitori di questi ragazzi contagiati. E comunque devo dire che con le istituzioni abbiamo un ottimo rapporto e soprattutto con le istituzioni sanitarie che ci sono davvero vicine. Adesso lunedì prossimo ci sarà un tampone, uno screening di massa tramite tamponi molecolari che direttamente l'ASL verrà a fare qui a Guglionesi, proprio alla scuola che io ho dovuto chiudere per questo vertiginoso aumento di casi e quindi ci sentiamo sotto questo punto di vista tranquilli.